è arrivato il momento di aggiornare la nostra guida all'acquisto delle memorie RAM. E visto il passaggio generazionale che stiamo vivendo, con questo video cercheremo di fare un po' di ordine riguardo chi dovrebbe acquistare cosa oggi. Al momento, infatti, le alternative tra cui scegliere sono due, DDR4 e DDR5, con queste ultime che al momento vengono relegate solo ad alcune configurazioni Intel e di 12ª generazione, ma che vedranno un aumento delle piattaforme compatibili verso la fine dell'anno, con l'arrivo dei nuovi Ryzen 7000 e Intel Raptor Lake. C'è da specificare che, ad oggi, non conviene granché puntare sul nuovo standard, in quanto ancora piuttosto acerbo, con costi molto elevati e prestazioni che non si distanziano troppo dai kit DDR4 più prestanti. Questo però non significa che non si possa voler puntare già ad una piattaforma compatibile, spendendo il meno possibile per il primo kit di memorie e tenendosi già pronti per i modelli più prestanti che arriveranno da qui in avanti. Oltre allo standard, ricordate anche che nella scelta delle memorie ci sono alcuni fattori prettamente personali da tenere in considerazione. Le dimensioni dei banchi, la quantità di memoria che vi occorre, le velocità operative e la possibilità di effettuare overclock o meno. Detto questo, quindi, partiamo con la prima parte di questo video, incentrata sullo standard DDR4 e ancora valida per la maggior parte delle configurazioni PC. Per un PC estremamente basilare da uso casalingo, pensato per navigare online, fare produttività generale e poco altro, questo kit Crucial CT8 G4 può essere una buona base per spendere veramente pochissimo. Parliamo di un singolo banco da 8 GB e 3200 MHz di frequenza e sprovvisto di dissipatore. Insomma, lo stretto indispensabile per far partire il vostro PC. Un kit ormai iconico per quanto riguarda la qualità prezzo sono le Ballistics classiche, disponibili spesso e volentieri in sconto sia nel modello da 3200 MHz che in quello da 3600 MHz. Modello DDR4 super semplice con un minimo di dissipazione, dimensioni contenute, buone latenze e prezzo spesso molto competitivo. Se volete alzare ancora un po' l'asticella, un ottimo modello a cui puntare sono sicuramente le Viper Steel di Patriot. Esistono ovviamente in diversi tagli di frequenza, ma qui in descrizione trovate quelle da 4133 MHz, che in questa configurazione montano memorie Samsung B-Dai, quindi latenze ridotte nonostante la frequenza raggiungibile. Esteticamente poi hanno anche il loro perché, nonostante la mancanza di un'illuminazione LED, caratteristica che le rende eleganti e facilmente collocabili nella maggior parte delle configurazioni. Per quanto riguarda le DDR4 non andrei troppo oltre rispetto a questi prezzi, proprio per il discorso di non investire troppo in uno standard uscente. Se proprio volete puntare ad una configurazione nuova DDR4 e non possono mancare gli RGB nel vostro PC, potreste optare per delle Dominator Pro RGB di Corsair o alle stesse Viper Steel in versione RGB, tenendo però conto che il prezzo sale non poco e viene giustificato unicamente dall'aggiunta estetica. Passando ora allo standard DDR5, partiamo dalle scelte più economiche al momento. Qui vi diamo due alternative, un kit singolo banco da 8 GB sprovvisto di dissipatore a 4800 MHz di frequenza ma con latenze che raggiungono i CL40. Questo kit rappresenta esattamente ciò di cui parlavamo a inizio video, ovvero il modo migliore per dotarsi già di una buona piattaforma aggiornata, spendendo il meno possibile e aspettando modelli migliori. L'alternativa, sempre rimanendo sull'economico, è un kit Kingston Fury Beast, a poco meno di 200 euro, da 16 GB, sempre CL40 ma con frequenza 6000 MHz. Parlando di kit economici, ovviamente anche sull'aspetto bisogna scendere un po' a compromessi. Entrambi i modelli sono infatti low profile, e in entrambi i casi l'estetica non è esattamente il punto forte. Se invece volete che l'occhio abbia la sua parte in una build che magari punta tanto anche sull'illuminazione, al momento avete poche opzioni. In configurazioni da 32 GB a 6000 MHz potreste valutare le nuove G-Skill Trident Z5,
Nuovo design disponibile in due texture diverse per la versione nera e silver. Alta frequenza, latenze leggermente più basse rispetto alla media delle DDR5 attuali e ovviamente compatibili con Intel XMP 3.0, ad un prezzo di circa 350 euro nel momento in cui registriamo. Altrimenti, sempre nel kit da 32 GB potreste puntare alle Dominator Platinum RGB di Corsair, linea ormai iconica del brand californiano, decisamente high profile in quanto a dissipazione e dotate di 12 LED configurabili singolarmente tramite software. Purtroppo ancora piuttosto costose considerando l'alta latenza rapportata alle frequenze operative. Attualmente non c'è una risposta giusta e una sbagliata. Come sempre, tutto dipende dalle vostre esigenze e da quanta fretta avete nel costruirvi una build. Fateci quindi sapere cosa ne pensate. State realizzando un nuovo PC in questo periodo? State valutando anche voi se puntare sulle DDR5 o attendere periodi migliori? Fatecelo sapere nei commenti e come sempre non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti video.